Palazzo Ragazzoni a Sacile sarà per la seconda volta sede dell'evento Happy Business to You, organizzato da Pordenone Fiere con la collaborazione dell'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione, Concentro e il cluster Arredo Casa del Friuli Venezia Giulia. Happy Business to You, mostra del contract, ha l'obiettivo di presentare l'eccellenza del Made in Italy e quindi soprattutto legate anche all'eccellenza del territorio, l'eccellenza del settore legno arredo, del sistema casa. Ha una domanda internazionale di contract, quindi ad operatori che vengono da diversi paesi del mondo e che necessitano di prodotti e di servizi di altissima qualità. Che spazio darete alle imprese italiane? Come le presenterete a queste delegazioni estere? È una formula molto innovativa, è proprio una vera e propria borsa, quindi una giornata e mezza di incontri B2B, quindi incontri tra l'operatore internazionale e l'azienda nella sede di Palazzo Ragazzoni, e poi un'altra giornata e mezza che è a disposizione di questi operatori per andare a visitare concretamente le aziende, quindi toccare con mano qual è il vero Made in Italy, come facciamo il Made in Italy. Questo permette di aumentare l'appeal, l'interesse legato ai prodotti italiani e ai prodotti del territorio. Cluster Arredo che rappresentiamo, che ha appunto l'ambizione ma anche il compito istituzionale di diciamo rappresentare le varie aziende del territorio che fanno arredamento e che fanno tutti quei complementi d'arredo. Rappresentiamo anche l'ICIDE, che è la parte commerciale del cluster, che ci porta appunto al business del dopo B2B, diciamo. Sacile è il cuore del distretto del mobile e dal 12 al 14 settembre accoglierà 45 delegazioni per questo progetto Happy Business to You. Siete pronti? E da parte nostra tutta la buona volontà nel collaborare nel modo migliore, e perché l'iniziativa ha una valenza internazionale e deve essere per questo valorizzata ancora di più. Noi faremo sempre del nostro meglio in questo senso. Il tema è molto importante, un tema sempre in crescita, in via di sviluppo, per cui ben vengano iniziative come queste, noi le accoglieremo sempre.